Mirko Spighi, prestazione sottotono, davvero brutta del Teramo questa sera. Io credo che come approccio alla gara ci siamo stati dentro. Sicuramente dobbiamo alzare l'asticella, dobbiamo essere autocritici perché non c'è più tempo di pensare alle cose fatte buone oggi, dobbiamo pensare a quelle che abbiamo fatto male, lavorare in allenamento e sicuramente dobbiamo tirare sulla prestazione individuale di ognuno, nel senso che se Mirko oggi sa di aver dato il 100% non è bastato, deve dare il 110 la prossima partita. Che cosa non ha funzionato questa sera? Ma oggi era una partita, lo sapevamo, che andavamo incontro a una partita che non c'erano spazi, giocavamo con praticamente due moduli simili, e uomo contro uomo, noi non abbiamo creato, ma neanche loro hanno creato, questo era il tipo di partita, lo sapevamo, e guarda caso si è vinta una partita su una palla inattiva. Dobbiamo essere più furbi perché abbiamo regalato tanti falli al limite dell'area, questo non ce lo possiamo permettere, soprattutto in queste categorie, soprattutto in queste partite importanti. Quello che ha stupito un po' in negativo è che dopo il gol c'era tutto un tempo per provare a rimetterla in piedi la partita, però non c'è stata mai la sensazione che il Teramo potesse pareggiarla, perché? Secondo me non siamo stati furbi, perché siamo cascati nel loro trabocchetto, nel senso che abbiamo fatto tanti falli, hanno perso tanto tempo, dobbiamo essere più maliziosi perché capiterà ancora. Dobbiamo da squadra uscirne e oggi dobbiamo dimostrare qualcosa in più. 1-0, c'era tanto tempo per poter recuperare la partita, dovevamo fare sicuramente un qualcosa in più, ad esempio un 1-1, un cross, un tiro, inventarci qualcosa. Quando la partita è così chiusa dobbiamo inventarci qualcosa. Sabato dopo la partita contro il Rimini e anche ieri in presentazione della partita di oggi, Maurizio aveva detto: di solito dopo una buona partita negli infrasettimanali spesso facciamo male, puntualmente si è verificato, ma c'è una spiegazione? Purtroppo è successo così anche oggi, quindi non saprei cosa dire. Io ripeto e ci credo veramente in quello che dico, che quando siamo entrati in campo, anche già da riscaldamento, eravamo concentrati al punto giusto. Poi è normale che stiamo parlando di una partita che è finita 1-0 per loro, quindi siamo tutti arrabbiati e adesso ci rimane solo il tempo di andare a casa, fare allenamento e pensare alla partita di sabato, che è una partita importante. Oggi dobbiamo pensare solo esclusivamente partita dopo partita, che è una finale. Possiamo dire però, tu sei da tre anni sei a Teramo e per tre anni sei venuto a Fano e il Teramo non ha segnato neanche un gol da quando è in questo campo. Due sono le cose: o questo è un campo stregato, oppure quando il Teramo si trova fuori casa a giocare questi scontri diretti non li interpreta bene. Sono tre anni che veniamo qua e giochiamo sempre come se fosse uno scontro salvezza. E puntualmente perdiamo, evidentemente c'è qualcosa che non va, non è il Fano che ci ha messo sotto per 90 minuti, non è, evidentemente c'è qualcosa che dobbiamo migliorare, come ho detto prima, perdiamo 1-0, deve succedere qualcosa, nel senso dobbiamo essere bravi noi a crearci l'episodio, favore nostro. Adesso c'è il Monza e sembrerà ripetitivo, però è una partita da non sbagliare, perché poi quando si perde quella prima, quella dopo ritorna ad essere decisiva. Certo, sappiamo che è una squadra forte, a gennaio hanno acquistato diversi giocatori importanti, ma noi questo non ci deve fare pensare oppure avere pensieri negativi, dobbiamo essere carichi perché dobbiamo rifarci da questa brutta prestazione, diciamo.